Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: Non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: Certamente voi mi citerete questo proverbio, medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città. E lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Mi viene in mente l'entrata in Gerusalemme del nostro Signore Gesù Cristo. Qua è interessante, dice: tutti, gli occhi di tutti erano fissi sul Signore. Tutti gli davano testimonianza, tutti si scandalizzarono e tutti si riempirono di sdegno e lo portarono fin sul ciglio, lo spinsero fin sul ciglio per ucciderlo. Questo cambiamento repentino nel cuore di chi si incontra col Signore, di chi da una parte lo accoglie e dall'altra è pronto a ucciderlo. Credo che questa contraddizione profonda sia nel nostro cuore. Per questo Gesù è un profeta, perché le sue parole arrivano e illuminano la realtà profonda del nostro cuore. Un profeta non è un mago, non è uno che fa i tarocchi, no? Sappiamo che il profeta è uno che legge la storia, la interpreta, la decodifica, entra perché ha lo Spirito Santo, lo Spirito che era su di me, diceva, no? Il Signore. Per questo è venuto a proclamare la prigionia e la liberazione, ai poveri il lieto annuncio, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore. Cioè significa che un profeta legge la realtà, il presente, alla luce di ciò che è successo nel passato per illuminare il futuro. Ma qui significa una cosa, perché se io vengo oggi, il Signore viene oggi e viene oggi qui, in questa chiesa, viene nella sua patria, dai suoi compatrioti, cioè da quelli che sono nati dallo stesso seme, quelli che sono nati dallo stesso seno, quelli che hanno lo stesso padre, e dice: Guarda, ti annuncio una buona notizia. Sono pieno di Spirito Santo, sono risorto, sono vivo e vengo ad annunciarti che sto per liberare i prigionieri, sto per aprire gli occhi ai ciechi, eccetera. Ma questo significa che per te e per me può essere una buona notizia solo se mi riconosco cieco, schiavo, prigioniero e povero e bisognoso di quest'anno di grazia, cioè di quest'anno giubilare, di questo giubileo per cui si risetta tutto, perché non posso farcela più così. Ma tutti sono contenti perché sentimentalmente dicevo: è arrivato il Messia. Ma poi quando il Messia viene per me e non viene per la società, non viene per togliere di mezzo i romani, non viene per togliere di mezzo l'ingiustizia, ma viene per me. Cioè, se il profeta illumina che io e te siamo bisognosi di essere liberati, che il nostro cuore ha ancora un po', o un po' tanto, di marcio. Ah no, quello no, 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 quello non va bene. Io sono contento, Signore, che oggi viene, perché questa sorellina qui che mi sta accanto, sono anni che mi fa tribolare, capito? Allora,
È arrivato il momento che gli cambi un po' sto cuore. Ma sì? Ma tu sei peggio di lei. Questo dice il profeta. Ma non è possibile. Non è un gioco, è una cosa molto seria. Perché sempre, tante volte lo leggiamo nella scrittura, no? I tiepidi, gli incostanti, la parabola del seminatore è lo stesso. La parola è seminata e poi repentinamente non dà frutto. Gli affanni della vita, le preoccupazioni, gli inganni del demonio. È lo stesso. Tu l'accogli, dice, subito l'accogli con gioia e poi si secca. E poi accogli il Signore, Osanna, il figlio di Davide. È arrivato, guarda, è il Messia. E dopo 3 giorni lo porti di forza, di peso alla croce. Ma qui si rivela già in profezia oggi quello che sarebbe accaduto poi a Gerusalemme, che è la vera nostra salvezza. Perché il profeta arriva oggi alla mia vita, mi illumina, da una parte mi scalda il cuore perché dice: ma forse è proprio quello di cui ho bisogno, però poi quando scava ancora un po' di più, dice: no, 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 mi difendo, non accetto di essere giudicato per poter essere perdonato, per poter essere liberato, non accetto che il male sta dentro di me. E mi rivolto contro il profeta, contro Gesù Cristo, lo spingo, lo uccido e lì si dà la mia salvezza. Perché nel fondo, come il popolo di Israele, è la stessa cosa, devo sperimentare quello che davvero c'è nel mio cuore. È andato nel deserto, è stato liberato, arriva davanti alla terra promessa, ma no, no, ha bisogno di 40 anni per capire quello che c'è nel suo cuore e che può essere solo amato gratuitamente. Che vive solo della parola che scende dal cielo, cioè che soltanto un evento straordinario e gratuito può salvarlo. Questo è quello che ci costituisce cristiani, questo è quello che ci costituisce preti, suore, mariti, mogli, eccetera. Questo, conoscere profondamente noi stessi, accettare che non siamo per niente naturalmente cristiani, naturalmente preti, naturalmente suore, naturalmente madri, non siamo per niente quello. Che abbiamo bisogno ogni giorno di una nuova natura. Abbiamo bisogno ogni giorno di convertirci veramente e di accogliere il Signore. Ma accogliere il Signore significa accogliere e accettare chi siamo, per poter essere perdonati, per poter essere liberati, per poter essere strappati dalla menzogna ed entrare in quest'anno di grazia, perché un cristiano vive in quest'anno di grazia, che è questo giubileo, che è pura misericordia. Che vive della pura misericordia, che non merita, che non sono le preghiere, non sono le pratiche pie, non è nulla che ci ottiene la misericordia, ma la sua grazia. E pregare e accostarci ai sacramenti è per me. Non attira a me l'amore di Dio, ma fa che io apra il mio cuore per accoglierlo. L'amore mi previene, l'amore mi ama, cioè l'amore di Dio viene perché? Perché ci ama. Non ti amo perché qualcosa. Ma perché sono io e ti ho scelto e mi piaci così come sei e ti voglio così come sei, perché io non ho scandalo ancora oggi di chiamarti mio compatriota. Tu che sei un pagano, tu che, come abbiamo visto nel Vangelo, non sei meglio di un pagano, di Sidone, della Siria, tu hai il mio amore. Io faccio di te, che sei pagano, che sei lontano da Dio, che hai rinunciato, che c'hai dentro quel giudizio verso quella persona, quel rancore, quell'attaccamento morboso a quella tua idea, a quel tuo programma, a quel tuo progetto, tu che di fatto non metti al centro me, nel mio amore gratuito, io ti perdono, ti rigenero, ti rinnovo oggi, vado a compiere questa parola oggi nella tua vita e ti faccio mio compatriota, significa mio fratello, ti faccio mio fratello nel mio sangue. Allora lasciamoci amare. Questo significa, questa è l'attitudine per questa settimana, lasciarci amare, lasciarci giudicare dalla parola, lasciarci profetizzare dalla parola, non difenderci, smettere di difenderci, non mettere gli occhi sul fratello, mettere gli occhi su di noi con gli occhi di Cristo e consegnargli a Lui le nostre debolezze, i nostri peccati, perché Lui trasformi il cuore e ci faccia a nostra volta profeti per questa generazione, persone che hanno ricevuto misericordia e che con la misericordia vera, autentica, di chi si conosce e conosce Dio, può gettare uno sguardo profetico sul dolore, sulla sofferenza, sugli inganni che schiavizzano questa generazione per deporre un seme di speranza nel cuore di chi ci ha affidato.